Nuovo appuntamento con Area Agro, dove l'Agro Nocerino si racconta nuove tappe in questo territorio della Valle del Sarno per raccontarvi le storie di tutti i giorni. La seconda puntata del nostro magazine si apre con la politica. Massimo D'Onofrio, neo assessore provinciale al turismo, propone le primarie di coalizione nella città di Pagani per l'individuazione del candidato sindaco del centrodestra. D'Onofrio non ha mai nascosto il suo desiderio di scendere in campo per la conquista della fascia tricolore. A pochi mesi dalla tornata elettorale lancia un appello all'unità agli esponenti politici dell'ex governo cittadino. Massimo D'Onofrio propone le primarie di coalizione per l'individuazione del candidato sindaco del centrodestra. L'assessore provinciale al turismo, che non ha mai nascosto il suo desiderio di scendere in campo per la conquista della fascia tricolore, a pochi mesi dalla tornata elettorale lancia un appello all'unità, agli esponenti politici, dei partiti e ai rappresentanti delle civiche del centrodestra ed auspica l'apertura di un tavolo di confronto. Ho più volte sostenuto che non era mia intenzione autocandidarmi e credo che le autocandidature siano deleterie in politica. Ritengo che sia possibile a Pagani ricomporre un centrodestra competitivo. Lo possiamo fare sia con le forze civiche indipendenti che vogliono scendere in campo nella prossima tornata e sia con i simboli dei partiti, creando una coalizione vasta, ampia, che vada al di là dei partiti, ma con la coalizione assolutamente in piedi. Per fare ciò io credo che bisogna capire se c'è volontà tra gli altri riferimenti partitici e a tal motivo io propongo le primarie. Tra l'altro, dopo momenti di duro scontro tra le varie anime del centrodestra e penso in particolare a Forza Italia con i cirilliani, qualcosa sembra stia cambiando. Abbiamo visto a Cava dei Tirreni si è andati anche verso una coalizione che ha visto di nuovo uniti i partiti di centrodestra. Anche a Pagani c'è qualche segnale in questo senso, insomma, dai vertici provinciali la voglia di puntare su un unico candidato. A Pagani abbiamo fatto la storia del centrodestra e della coalizione che funzionava, vedi all'epoca le alleanze AN, Forza Italia, insomma CCD, e siamo assurdi a modello, insomma, di esempio, di convivenza tra i partiti, e quindi con tutto il rispetto per Cava, io credo che Pagani possa assurgere tranquillamente a modello ancora una volta di serietà, insomma, di maturità di una classe dirigente e quindi riprendere questo spirito. Non sembra invece essere in sintonia proprio con l'ex alleato D'Onofrio, l'ex sindaco facente funzioni Salvatore Bottone, che invece è intenzionato a proporsi anche da indipendente alla guida della città di Pagani. Non ci interessano le primarie del centrodestra, così il consigliere provinciale Salvatore Bottone replica alla proposta lanciata nei giorni scorsi da Massimo D'Onofrio. L'assessore provinciale al turismo ha proposto di ricorrere alla consultazione popolare per individuare il candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative che si svolgeranno nel mese di maggio nella città di Pagani. Bottone però non prende in considerazione questa ipotesi ed intende andare avanti per la sua strada. Stiamo lavorando, ha detto, alla costruzione di una coalizione civica. Siamo pronti, ci stiamo lavorando, io insieme al gruppo degli ex amministratori che stavano con me, insieme a una bella proposizione di donne e maschi che si stanno impegnando per la città, e saremo presenti come liste civiche, non come stemma di partito. Ecco. Attualmente nessuna casacca, quindi non si è avvicinato ad alcun tipo di partito, anche perché nel centrodestra sono nati nuovi soggetti politici e penso al centrodestra di Alfano. Sì, nessuna casacca, al momento ci sono state degli amici che ci hanno chiamato, ecco, ci hanno tenuto in considerazione fortemente, però non abbiamo avuto nessun assenso nostro verso queste proposte. In questa edizione di Area Agro, in questa puntata, ritorniamo a parlare del distretto sanitario 61. Per completare il mosaico manca soltanto il tassello del comune di Angri. Il vice sindaco Gianfranco D'Antonio ci spiega il perché.
Siamo in via dei Goti ad Angri, fondo Rosa Rosa, un immobile che è da tempo al centro di un braccio di ferro tra l'ASL Salerno ed il comune di Angri, accantonata l'ipotesi del comodato d'uso gratuito. Si è studiata una nuova soluzione, una convenzione tra l'ASL ed il comune, per cui presto le chiavi dovrebbero essere consegnate all'azienda sanitaria locale, che dovrà mettere a segno anche dei lavori all'interno di questa struttura, che nel frattempo, come mostrano le immagini, è stata vandalizzata, alcune finestre mancano, non ci sono più, probabilmente sono state rubate, ma ci sono anche altri danni apportati a questa struttura. L'ASL ha messo a disposizione 250.000 euro per la ristrutturazione, ma prima che tutto ciò avvenga c'è un passaggio fondamentale da espletare: la convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Noi abbiamo definito col dottore Squillante come amministrazione che avevamo stabilito gli accordi che dovevano poi portare all'apertura del distretto. Il dottore Squillante ci ha mandato a dire che aveva accettato questa cosa. Noi dal primo momento abbiamo messo a disposizione le chiavi. Quello che è stato modificato un poco nel contratto, noi lo dobbiamo per forza portare in consiglio comunale, ma per noi è cosa fatta, non c'è problema. Qual è la differenza tra comodato d'uso e questa nuova convenzione? Il comodato d'uso ti consente di avere un ampio respiro per tutto il tempo. Noi come amministrazione dobbiamo tutelare gli interessi per la Corte dei Conti, quindi per noi che dovevamo rinunciare ad un introito per 5 anni di quella della sede di via Semetel, dandolo in gestione all'ASL, dove avrebbe speso 250.000 euro, è come se gliel'abbiamo dato gratuitamente, perché per 5 anni abbiamo detto va bene, state lì e non se ne parla. Quindi ci siamo messi in equilibrio con la Corte dei Conti e nello stesso tempo abbiamo rispettato gli accordi col dottore Squillante. Le nostre telecamere sono arrivate nella città di Sarno per registrare una situazione di degrado e di abbandono. Parliamo della piscina dimenticata Acqua Dulcis di Lavorate di Sarno, realizzata con delle risorse del patto dell'Agro, ma anche grazie ai fondi raccolti dopo la frana del maggio del 98. È chiusa ormai da oltre un anno e, come vedrete dalle immagini, completamente vandalizzata. Una struttura abbandonata a se stessa, un tesoro dimenticato. La piscina Acqua Dulcis di Lavorate di Sarno, realizzata con risorse della Patto dell'Agro ma anche grazie ai fondi raccolti dopo la frana del maggio 1998, è chiusa oramai da oltre un anno. La struttura era avvenuta alla luce su un suolo di proprietà della Curia, che aveva affidato la gestione dell'intero centro alla Fondazione San Michele Arcangelo. Una società sportiva ha gestito invece la piscina dal 2007 al 2012. All'improvviso lo stop delle attività e la chiusura di un impianto che aveva calamitato l'attenzione di molti sportivi del comprensorio. Alla base dello stop, a quanto pare, ci sarebbero difficoltà di carattere economico. Si parla di forti perdite da ripianare. Mentre le polemiche divampano, quel centro sportivo che doveva rappresentare un fiore all'occhiello per una città duramente colpita dall'alluvione del 98 versa nell'incuria più totale. Le immagini parlano da sole. I campetti di calcio sono abbandonati, lo spazio antistante agli edifici è invaso da erbacce e parte della recinzione è stata divelta. Secondo le voci che si rincorrono in città, all'interno del centro si sarebbero registrati anche dei furti. Insomma, uno scempio. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Amilcare Mancusi, che ha inviato una nota alla Curia per capire quali siano le motivazioni alla base della mancata riapertura della piscina e per lanciare anche qualche proposta. Sollecitato da gran parte della città, abbiamo fatto una nota a Sua Eccellenza il Vescovo, che amabilmente ci ha indicato di rivolgerci ad un suo parroco che si sta occupando del tema e che quindi a lui abbiamo inoltrato nota. La risposta è uno ottimistica, cioè la questione è in via di definizione ma senza l'indicazione di un tempo. Ho ricevuto chiamate informali di imprenditori che vorrebbero interessarsi della cosa, avere in gestione e chiaramente prendersi carico della passività. Un tavolo di confronto su queste cose per evitare che la piscina rimanga chiusa, secondo me dovrebbe essere aperto. Io quello che posso fare è dire di essere disponibile a parteciparvi o di farmi promotore. L'esempio di Marcello Torre, il ricordo di Simonetta Lamberti, lo sguardo rivolto verso la Terra dei Fuochi e verso Lampedusa. L'edizione 2013 del Premio Nazionale dedicato proprio alla memoria del sindaco della cittadina di Pagani ucciso dalla camorra è stata particolarmente ricca ed intensa di spunti di riflessione.
a 33 anni di distanza dal barbaro assassinio del sindaco di Pagani Marcello Torre, si riflette sul suo messaggio, sulla sua testimonianza e si discute di corruzione. Anche quest'anno l'associazione Marcello Torre ha promosso il premio per l'impegno civile. Il riconoscimento quest'anno è stato assegnato alla giornalista Lucia Annunziata e alla comunità di Lampedusa, mentre attestati di merito sono stati attribuiti al magistrato della direzione distrettuale antimafia di Salerno Vincenzo Montemurro e a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, impegnato nella battaglia per il riscatto della terra dei fuochi. Ascoltiamo proprio la sua testimonianza. Io sono parroco in un quartiere molto povero. Ho sempre detto aiutatemi, datemi una mano che ve ne sarebbero centinaia, migliaia. Se una persona chiede un piccolo lavoro, anche un lavoro umile, una piccola paga, diciamo proprio per andare avanti, per portare avanti la famiglia, ma non trova niente, 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 niente. Ieri sera è venuto un signore sulla sessantina, ha fatto una tenerezza grande, gli ho scritto così un piccolo buono per andare in un supermarket dove sei proprietario un mio amico per fare una spesa da 100 euro, però mi diceva era così mortificato perché non era abituato a chiedere, ha sempre lavorato, però dice padre non abbiamo niente proprio da mangiare questa sera, chiedeva un po' di pasta, mi fa proprio male, proprio una persona che ha sempre lavorato, faceva il pavimentista e adesso completamente senza lavoro un mese, due, tre, dieci, alla fine questa gente qua. Poi li si accusa perché hanno, ma chi altro gli resta da fare? Ecco, il sistema, è proprio un sistema che ha creato questa condizione e quindi continuerà a creare persone malate in questo modo qua. Si parla di giustizia, di legalità, di corruzione, lei riceverà anche un attestato di merito per il suo lavoro, in particolare per quello che sta facendo per fare luce finalmente sul delitto di Simonetta Lambert. Beh sì, è una manifestazione importante. Ed è importante che si parli di lotta alla criminalità, è importante che si rompa sempre in ogni luogo, soprattutto nelle scuole, il silenzio che spesso gli appartenenti a queste organizzazioni chiedono per poter agire impunemente. Termina anche questa seconda puntata di Area Agro. Io vi ricordo per qualsiasi segnalazione tvgiontv@libero.it. Noi invece ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata del nostro magazine dedicato all'agro nocerino sarrese.